L'edema osseo è una problematica, una caratteristica di alcune sindromi con sottostanti meccanismi immunitari, ma non solo. Anche di questo argomento se ne è parlato a Pisa in occasione dell'edizione 2018 del Ponte Reuma, e noi facciamo il punto della situazione sull'edema, o meglio gli edemi ossei, con il professor Frediani. Allora, professore, dicevo, in realtà non è un edema, ma ci sono varie tipologie. Ci può spiegare meglio, e anche collegandole alle varie patologie a cui appunto nel qual caso si verifica? Sì, è chiaro che l'avvento della risonanza magnetica ha comportato una frequente diagnosi di edema osseo o di algodistrofia. C'è un po' di confusione in questo ambito. A noi reumatologi piace classificare questi edemi ossei in edemi ossei tipo osteite, cioè in cui c'è una componente cellulare importante, gli edemi ossei dell'artrite, quelli che precedono l'erosione sia nell'artrite reumatoide che nella spondiloartrite. Poi abbiamo gli edemi ossei che sono più suscettibili del trattamento con bisfosfonati, gli edemi ossei tipici dell'algodistrofia, dell'edema transitorio dell'anca o dell'edema migrante o osteoporosi migrante. Rispondono molto bene a bisfosfonati questi edemi. Nell'artrite invece il ruolo dei bisfosfonati è un ruolo adiuvante, sicuramente non determinante, però ha una sua importanza. Ripeto, nelle forme algodistrofiche, anche perché i bisfosfonati hanno dei meccanismi che sono oltre, diciamo, l'effetto antiriassorbitore, hanno effetti molto interessanti sia sul dolore sia sulla neuroflogosi, sicuramente in queste forme danno molta soddisfazione. E poi esiste un edema che direi si sta cominciando a studiare più recentemente, anche da un punto di vista non solo diagnostico ma anche terapeutico, l'edema osseo subcondrale, che è tipico dell'artrosi. L'artrosi quindi va intesa come un'alterazione del comparto osteocartilogineo, non solo della cartilagine, e questi edemi ossei precoci e tardivi rispondono a trattamento con bisfosfonati, però teniamo conto che deve essere un trattamento a dose iniziale alta, ma anche a dose di mantenimento, perché ovviamente le cause dell'artrosi non vengono rimosse dall'utilizzo dei bisfosfonati. Esistono sicuramente dei dati interessanti col neridronato, esistono dati interessanti col clodronato e che fanno ben sperare nella terapia dell'artrosi, tenuto conto che dovremo occuparci anche della cartilagine, non solo dell'osso subcondrale, quindi condroprotettori e viscosupplementazione. Ecco, durante il dibattito le è stato anche chiesto l'uso dei corticosteroidi, ecco, sì. In questo caso sono utili o meno? Allora, nelle algodistrofie l'utilizzo del cortisone, inteso come infiltrazione, può essere importante se c'è una sinovite. Però attenzione, non utilizziamo lo steroide intraarticolare nell'anca, perché indubbiamente il rischio di un'osteonecrosi diventa comunque più alto. L'utilizzo dello steroide per via generale io non lo considererei assolutamente. È indubbio che comunque l'utilizzo anche infiltrativo deve essere molto limitato, perché naturalmente la sinovite è un elemento molto accessorio, ecco, quindi questo è legato anche alla clinica del paziente, quindi va valutato ecograficamente e clinicamente. Professore, appunto ci parlava dell'uso dei bifosfonati, vanno abbinati anche ad altre categorie di farmaci, anche considerando il dolore nel paziente? Allora, io sono abbastanza contrario a utilizzare dosi massicce di farmaci antidolorifici nell'algodistrofia, perché diciamo il dolore non va soppresso, ma è un elemento di monitoraggio. Basti dire che il carico che deve effettuare il paziente sull'articolazione è assolutamente legato a quanto dolore ha il paziente, quindi si modula in base all'andamento del dolore. In rarissimi casi si possono utilizzare per brevissimo tempo dei farmaci oppiacei o simili che hanno un'azione appunto antidolorifica, antalgica. L'antinfiammatorio generalmente non ha nessuna efficacia, mentre interessante è l'utilizzo della camera perbarica nell'edema osseo, che naturalmente è riservato a chi può frequentare la camera perbarica, a chi ha una camera perbarica, diciamo così, a portata di mano. Sicuramente la terapia
di associazione bisfosfonati, camera iperbarica, è estremamente efficace anche nelle forme di necrosi di stadio 1 stadio 2. Ecco professore, andando sul pratico, ci sono degli schemi terapeutici che possono essere adottati? Sicuramente, allora col neridronato che ha l'indicazione per via endovenosa, lo schema standard è quello di 100 mg per 4 infusioni in 10 giorni, quindi 400 mg in 10 giorni. Teniamo conto che se la risposta non è completa, questo ciclo può essere ripetuto dopo 20 giorni, 30 giorni. Per quanto riguarda il clodronato, che non ha l'indicazione, per via endovenosa bisogna comunque praticare 4 grammi circa nel primo mese, sempre con la necessità di ripetere 2 o 3 grammi per altri 2 mesi. Interessanti invece sono le modalità intramuscolari di questi farmaci, che ripeto non hanno l'indicazione, però potrebbero averla in futuro. Per il neridronato è in corso uno studio che spero porti a buoni risultati. Lì sono previste 16 iniezioni intramuscolari di seguito, quindi 25 mg per 16, che corrispondono ai 400 mg delle endovenose, per cui il neridronato ha raggiunto l'obiettivo della registrazione. Il clodronato intramuscolo, ripeto, sempre l'utilizzo anche del 200 mg, però arrivando a dosi di 3-4 grammi il primo mese, proseguendo eventualmente nei mesi successivi. Questo nell'arco distrofia. Nell'artrosi siamo in fase super sperimentale, però io ritengo sempre che si debba utilizzare delle dosi di 300-400 mg il primo mese per il neridronato e poi almeno 200 mg nei mesi successivi. Per il neridronato e per il clodronato 3 grammi il primo mese e poi a seguire 1 grammo al mese. La terapia con bisfosfonati nel caso dell'edema subcondrale nell'artrosi non va mai sospesa.